Inutile sottolineare come il brand di Assassin's Creed sia ormai divenuto di estrema importanza per Ubisoft. Quest'anno abbiamo visto la compagnia francese lanciarsi a 360 gradi per coprire la maggior fetta di mercato possibile, andando a produrre addirittura due titoli paralleli, con lo scopo ultimo di regalare al pubblico current gen e old gen due giochi fatti su misura. Restando in quest'ottica e con la volontà di avvicinare alla serie sempre più persone, ecco spuntare quasi a sorpresa un Assassin's Creed dedicato esclusivamente al mercato digitale, e per la prima volta con un gameplay in 2.5D completamente rivoluzionato. Siamo allora volati a Parigi per vedere e toccare in anteprima il titolo, e oggi possiamo finalmente raccontarvi le nostre prime impressioni. Assassin's Creed Chronicles è un progetto che vede coinvolti diversi studio di sviluppo uniti per creare un gioco che vedrà la sua evoluzione nell'arco di circa 6 mesi. Le cronache di Assassin's Creed comprendono infatti 3 capitoli principali che verranno rilasciati a intervalli di tempo regolari e grazie ai quali il giocatore verrà trascinato nei panni di 3 assassini differenti in Cina, India e Russia. La nostra prova ha visto protagonista proprio Xiao Jun, la letale assassina che i più attenti di voi avranno già conosciuto grazie al corto cinematografico titolato Assassin's Creed Embers, ma ci ha permesso di provare anche un intero livello in India, facendoci capire a fondo le reali differenze che intercorrono tra i diversi capitoli. Ci siamo trovati così nel 1526, con la confraternita degli assassini quasi completamente rasa al suolo dalle tigri di Zhang Yong, un gruppo di templari aventi il controllo completo sull'imperatore. Xiao si farà quindi catturare dagli eunuchi e da lì inizierà la sua missione per tagliare la testa del serpente, soluzione estrema per riportare la libertà in Cina. Fatta questa dovuta premessa, ci lanciamo quindi a spiegarvi le meccaniche di gioco, non particolarmente rivoluzionarie od originali a dire il vero, visto che ricordano da vicino quanto di buono ha fatto Clay Entertainment con il suo Mark of the Ninja, aggiungendo al tutto però combattimenti più strategici, quasi ad omaggiare quel Prince of Persia che manca dalla scena contemporanea da ormai troppo tempo. Jun è una letale assassina e l'intero gioco si muove sinuosamente tra fasi platform piuttosto semplici e lente sezioni stealth. Qui la nostra assassina dovrà infatti superare i templari a guardia dei suoi obiettivi silenziosamente, nascondersi alla loro vista e raggiungere l'obiettivo utilizzando un gran numero di trucchetti in suo possesso. Avremo a disposizione un buon numero di gadget, dai rampini per l'arrampicata, passando a bombe stordenti fino ad arrivare ai coltelli da lancio, utili per eliminare i nemici dalla distanza o per far crollare elementi dello scenario addosso ai malcapitati. Jun potrà altresì attirare nemici in trappola semplicemente fischiando e poi ucciderli dalle sporgenze, o assassinarli lanciandosi da posizioni sopraelevate. Le meccaniche stealth funzionano bene e non mostrano grossi problemi, ma sono l'intelligenza artificiale dei nemici e la meccanica della visuale a cono a non averci convinto pienamente. Mentre Jun si muove per i livelli, infatti, avremo sempre ben chiaro dove i nemici stanno guardando, con una struttura ludica ancorata fortemente, purtroppo, al passato. Restate fuori dal coro e sarete praticamente invisibili, una forzatura evidente visto il raggio estremamente corto di quest'ultimo e che poco si adatta alle evoluzioni che il genere ha già proposto con successo negli ultimi anni. Aggirare le ronde diventa così un esercizio di stile e il giocatore è spinto ad effettuare kill silenziose unicamente per accumulare velocemente punti utili e sbloccare i vari potenziamenti disponibili, più che per reale divertimento o sfida. Nel caso in cui veniate scoperti, i templari sguaineranno le loro lame e saranno pronti a farvi a pezzi. Bastano uno o due colpi per essere messi al tappeto, ma i combattimenti, ancora una volta, non risultano particolarmente impegnativi. Assassin's Creed Chronicles mette in campo un combat system basato unicamente su due varianti di attacco, pesante e leggero, da intervallare con parate e contrattacchi. Le diverse tipologie di nemici vi costringeranno a miscelare con sapienza le differenti opzioni, spostando l'asticella dell'azione verso il tempismo più che il button mashing forsennato. Combattere anche due nemici alla volta non è compito impossibile, ma le cose iniziano a complicarsi quando vi troverete contro balestrieri e fucilieri, ossi davvero duri con i quali fare i conti. Questi hanno infatti la capacità di colpirvi dalla distanza, e l'unico modo che avrete di sopravvivere ai colpi sarà quello di cimentarvi in spettacolari schivate all'ultimo secondo, seguendo semplicemente il riempimento della loro linea di mira. Come dicevamo però, è l'intelligenza artificiale troppo approssimativa a rovinare il feeling generale, e l'impossibilità dei nemici di scalare pareti o semplici muretti facilita davvero troppo la fuga in caso di pericolo. Questo elemento rappresenta al momento la nostra più grande preoccupazione, e speriamo davvero che il tempo ancora a disposizione degli sviluppatori possa essere utile a mitigare il problema. Anche le animazioni, sia di puro platforming che di combattimento, ancora non convincono del tutto, spesso risultando approssimative e legnose. Stupisce poi la scelta da parte di Ubisoft di non usare il loro UbiArt Framework per dare una luce unica al progetto, in favore invece della Real Engine, stabile ma incapace di brillare allo stesso modo. Le ambientazioni convincono comunque e le tinte ad olio lasciano presagire ottime mappe future in linea generale. Proprio le location svolgono la parte del leone in Chronicles e level design convince, così come la varietà di obiettivi da portare a termine. Avremo livelli in cui agire in silenzio e senza limiti di tempo, altri invece dedicati completamente a salti e scalate, tenendo sempre sotto controllo il cronometro,
mentre altre ancora dove saranno i livelli stessi a prendere vita e a dettare il ritmo di gioco, con navi che vanno a fuoco e il nostro assassino costretto a fuggire prima di venire arso vivo. Oltre alle classiche guardie da oltrepassare, il gioco metterà sul piatto anche altre meccaniche atte ad arricchire l'esperienza globale, con segugi pronti a fiutarci o uccellini in gabbia da evitare per non allertare involontariamente altri templari. Ogni livello avrà una durata variabile, dipendente in gran parte dallo stile che i giocatori andranno ad adottare, elemento che al momento non ci permette di avere un quadro completo sulla durata dei singoli capitoli. Assassin's Creed Chronicles è un progetto interessante che punta ad allargare il bacino di utenza della serie principale. Allo stato attuale dei lavori però i margini di miglioramento sono ancora molti e speriamo vivamente che gli studi di sviluppo coinvolti riescano ad alzare l'asticella della qualità, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la fluidità delle animazioni. Lo stile ci piace e l'idea di poter incrociare assassini del calibro di Ezio Auditore, facendo la conoscenza più approfondita di protagonisti del tutto nuovo, ci stuzzica positivamente. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per poter osservare il quadro completo ed emettere il giudizio finale.